In questo esercizio abbiamo due carrelli attaccati insieme che viaggiano a destra con una velocità iniziale di 10 cm al secondo. Le masse dei carrelli sono 1 kg e 2 kg. Tra i carrelli si trova una molla compressa di cui conosciamo la costante elastica. La molla è mantenuta compressa da un filo che tiene i due carrelli avvicinati uno all'altro. A un certo punto, mentre i carrelli si stanno spostando a destra con questa velocità, viene tagliato il filo, la molla si allunga e spinge via i carrelli. Ci viene dato la velocità del carrello B dopo la spinta della molla, 20 cm al secondo verso destra, VB'. La spinta della molla va considerata come un urto perché la forza elastica agisce per breve tempo, quindi se anche c'è un po' d'attrito, del resto bisogna trascurarlo, ma se anche ci fosse un po' d'attrito, le forze d'attrito sono trascurabili rispetto all'intensità della forza elastica che agisce come forza impulsiva in quel brevissimo intervallo di tempo durante il quale la molla spinge. Quindi il sistema dei due carrelli si può considerare isolato da forze esterne. Questa ipotesi servirà per poter applicare la conservazione della quantità di moto, considerando questa spinta della molla come se fosse un urto perfettamente anelastico che avviene al contrario. Noi siamo abituati a vedere i carrelli che si scontrano e rimangono attaccati. Qui è il contrario, i due carrelli inizialmente sono attaccati e poi si separano. Le domande sono le trasformazioni di energia nell'urto, cioè durante la spinta, prima e dopo la spinta della molla, e poi l'accorciamento della molla all'inizio. Vediamo lo svolgimento. Noi all'inizio sappiamo tutto del sistema, masse e velocità comune. Alla fine ci manca la velocità del carrello A, che io qui ho disegnato verso sinistra, ma potrebbe anche essere verso destra, nel senso che il sistema si muoveva già a destra e quindi può darsi che dopo la spinta della molla il carrello A continui ad andare a destra, seppur con una velocità minore di quella iniziale. O come caso particolare, il carrello A potrebbe anche rimanere fermo. Per calcolare questa velocità del carrello A, VA', applichiamo quindi la conservazione della quantità di moto. Utilizziamo la conservazione della quantità di moto totale per calcolare VA'. Quindi la quantità di moto all'inizio, MA più MB per V, essendo i due carrelli attaccati. E la quantità di moto invece alla fine è la somma delle due quantità di moto separate dei due carrelli. È un'equazione di primo grado con un'incognita sola che è VA' e risulta meno 10 cm al secondo. Questo conferma che il carrello A, dopo la spinta della molla, viaggia a sinistra, perché abbiamo ottenuto un risultato negativo. Ora possiamo rispondere a questa domanda, cioè le trasformazioni di energia. Innanzitutto non c'è l'attrito e quindi si conserva l'energia meccanica del sistema, perché non si trasforma neanche in minima parte in calore. Ed è scritto qua, non c'è attrito, il sistema isolato si conserva, l'energia meccanica del sistema non si dissipa in calore. Quindi vediamo chi era l'energia meccanica all'inizio e chi è alla fine. All'inizio era in parte energia cinetica perché i due carrelli si muovevano e in parte energia potenziale elastica accumulata nella molla compressa, come è scritto qua. Dopo la spinta della molla invece l'energia elastica non c'è più e è diventata un ulteriore aumento di energia cinetica perché si è trasformata in energia cinetica dei carrelli, andando a aumentare l'energia cinetica che i carrelli avevano prima. Come scritto qua, l'energia elastica della molla si trasforma in energia cinetica dei carrelli. Applichiamo quindi la conservazione dell'energia meccanica perché abbiamo visto che non c'è dissipazione in calore, quindi l'energia meccanica prima e dopo è uguale. Quindi calcoliamo l'energia cinetica prima dell'urto, un mezzo, la massa complessiva da 3 kg e la velocità iniziale al quadrato e troviamo 15 mJ. Se invece calcoliamo l'energia cinetica dei carrelli alla fine, e i due carrelli separati hanno un'energia cinetica complessiva di 45 mJ, quindi c'è stato un aumento di 30 mJ. Evidentemente 30 mJ era l'energia elastica accumulata nella molla compressa, che poi è diventata questo surplus di energia cinetica dopo che la molla ha perso la sua energia elastica. La stessa cosa si ricava formalmente con le formule. Applicando la conservazione dell'energia meccanica, l'energia meccanica all'inizio è cinetica più potenziale elastica, alla fine è solo cinetica. Questa è un'equazione con l'incognita energia elastica, ricaviamo l'incognita energia elastica e quindi
risulta 30 mJ. L'energia meccanica del sistema non è cambiata, è sempre 45 mJ sia prima che dopo la spinta della molla. All'inizio c'era poca energia cinetica, solo 15 mJ e molta energia elastica, 30 mJ. Questa energia elastica poi è diventata tutta energia cinetica, cioè i 30 mJ di energia elastica immagazzinati nella molla sono diventati energia cinetica dei carrelli, ma comunque il totale è rimasto 45 mJ.